179 nuovi punti luce, 29 nuove telecamere alle quali che si aggiungono alle attuali 12 collocate lungo la pista ciclabile, quindi un'area videosorvegliata e illuminata. Riparte da qui il Parco del Pionta ad Arezzo, spesso teatro di fatti di cronaca, ora sarà illuminato a dovere e videosorvegliato. Il progetto, frutto di un protocollo di intesa tra Comune, ASL 8, Provincia, Università degli Studi di Siena e Soprintendenza, prevede un importo di spesa di 480.000 euro. A fine dicembre saranno completati i lavori, quindi verremo qui a festeggiare questo nuovo restyling del colle più bello, del parco più bello di Arezzo. Alcune strutture che sono di proprietà dell'ASL che però sono chiuse, ma spesso e volentieri diventano rifugio di senza tetto, di persone che vivono ai margini della società. Su questo come pensate di intervenire? Dunque, abbiamo Villa Chianini, sapete benissimo che insomma molto spesso siamo anche nei giornali, abbiamo un progetto insieme al Comune di Arezzo e alla Fraternita dei Laici che vi espliciteremo in seguito, per rendere vivibile e rendere accessibile come servizio. Questi interventi sono anche importanti, la palazzina delle cucine che qui vedete pensiamo anche di demolirla, c'è tutto un progetto insieme al comune a cui insomma, dobbiamo chiedere anche le necessarie autorizzazioni che vede una riqualificazione importante dell'area.